Buongiorno a tutti, buona domenica ragazzi. Allora, siamo qui su un campo che è stato scavato per fare un orto che è della Caritas, qui così da far lavorare questi ragazzi che sono ospiti della Caritas. Seconda domenica di Quaresima. Non so, anche oggi volevo fare una piccola riflessione e chissà che non li faccio per tutte le domeniche di Quaresima e di Pasqua, chi lo sa. Allora, no, perché oggi, insomma, c'è una bella lettura del Vangelo che parla di Gesù che porta i suoi discepoli sul Tabor. Cos'è il Tabor? Il mio ex camper. Perché questo attuale non so come voglio chiamarlo, ancora non lo chiamo. Lo chiamo l'innominato. Guardate che verde bellissimo. Questa mattina c'era un sole spettacolare, stupendo. Adesso un po' si è coperto e quindi dispiace un po', ma il verde è sempre, sempre bello. Allora, cosa vi voglio dire? L'altra domenica abbiamo parlato di un po' ascoltare, no? La parola nel silenzio, crearci un po' di spazio, un piccolo monastero spirituale in cui ritrovarci con il Signore. Guardate che bella qui la vista sopra San Benedetto e giù c'è il mare. E questa domenica, invece, cosa fa Gesù? Porta i suoi discepoli, alcuni dei discepoli, sul monte Tabor, si ritira, fa un ritiro spirituale con i suoi discepoli. E se lo fa Gesù, penso che sia importante anche per noi ritirarci con il Signore, no? Perché abbiamo bisogno di momenti particolari, di momenti in cui ritirarci con il Signore, stare con il Signore in maniera particolare, in maniera intima, intensa, faccia a faccia, cuore a cuore, in modo da poter percepire la sua presenza, lo Spirito Santo, no? E questo ci dà coraggio, questo ci dà luce, illumina un po' tutto il nostro cammino, la nostra vita, il nostro percorso, il nostro pellegrinaggio per tutti i giorni della nostra vita, da quando siamo piccoli fino all'ultimo respiro della nostra esistenza. Dà senso questo, dà senso. Il Signore dà senso perché ci ha donato lo Spirito Santo che ci apre il cuore, ci fa comprendere. Allora, queste cose che vi sto dicendo sembrano cose, no, dell'altro mondo, ma è normale perché chi non ne fa esperienza non lo può capire, non lo può capire. Cioè, noi possiamo parlare per sentito dire, ma se tu non fai esperienza di questa cosa, cioè di portarti su un alto monte insieme con il Signore, che significa trovarti uno spazio, come abbiamo detto domenica scorsa, no? Lasciarsi condurre dal Signore attraverso la parola. Ecco, questo è il figlio mio diletto, ascoltatelo. Ascoltatelo, quindi il primo comandamento è ascoltatelo. Quindi bisogna ascoltarlo, perché ci avrà qualcosa da dire questo Dio, questo Signore ci avrà qualcosa da dire. La lettera d'amore che il Signore ci ha lasciato, che cos'è? Non è il Vangelo? Non è una lettera d'amore il Vangelo? Allora, se il tuo fidanzato, la tua fidanzata, ti scrive un messaggio, ti manda un vocale, non lo vuoi ascoltare? Cioè, dentro questo vocale, dentro questo messaggio c'è tutto l'amore. No, se due persone sono innamorate l'uno dell'altro, uno non può rimanere in silenzio e quindi vuole esprimere il proprio amore, no, verso l'altro, ed è normale. E questo ti dà forza, ti dà coraggio. Questi due discepoli vengono illuminati dalla gloria del Signore, quindi il cuore viene riempito da una gioia particolare. Questo perché succede? Perché Gesù li ha portati sul monte? Perché nella vita non ci sono solo momenti belli, questo lo sappiamo tutti, è naturale. Però il Signore vuole fargli fare un'esperienza bella sul Tabor, per questo ho chiamato il mio camper Tabor, perché è il luogo del ritiro, il luogo in cui si sperimenta la presenza di Dio, no? Il camper ti porta fuori, ti fa vivere belle esperienze, ma poi devi tornare a casa, no? Tranne i full timer che sono sempre sul Tabor, ma poi diventa normale, no? Diventa la tua casa, quindi diciamo che non c'è più il fatto di una cosa estemporanea, no? Mi sto infangando qui. Ecco, quindi quello che voglio dire è che abbiamo bisogno di questi momenti di luce belli, dove
dobbiamo conservare nel nostro ricordo, perché avverranno dei momenti in cui ci sarà la prova, e quello che ci sostiene sarà ricordarci di questi momenti, di questi momenti belli, perché quelli non ce li toglie nessuno. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi, dice la lettura di oggi, no? Se Dio ci ha donato il Figlio, non ci darà anche altro, cioè lo Spirito Santo, quella terza persona della Santissima Trinità che ci sostiene, che ci aiuta, che ci dà la pace se la invochiamo. Vabbè, come ripeto, queste sono cose che chi non le sperimenta non le può sapere, quindi invochiamo davvero lo Spirito Santo che ci aiuta a, e ci fa percepire la sua presenza. Oh, oggi ho fatto la predica, mannaggia, non volevo fare la predica. No, era solo per dirvi che ci fa bene ritirarci sul Tabor ogni tanto, in modo da fare scorta di luce, in modo da fare di una scorta di bella esperienza, no? Di un bel ricordo, di una bella presenza, in modo che nei momenti bui possiamo ricordarci che comunque Dio c'è e che il male non vince sempre. Questo male che come vedete oggi, cioè l'uomo ha bisogno di fare le guerre, ma non entriamo in questo discorso, tanto è sotto gli occhi di tutti, pure il più imbecille lo capisce che non è. Non stiamo vivendo in un mondo sano di mente, perché se fossimo sani di mente, cioè c'è una logica che ci porterebbe a non fare la guerra, ma noi va bene, ok, punto, mi avete capito forse. Quindi io vi do la mia benedizione con un escavatore dietro. Dio vi benedica in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e buona domenica a tutti. Ciao.